Però che è bellissimo lui, lo so, eh. È bellissimo. Non solo è uno nuovo del Pokédex, ma è bellissimo. È bruttissimo come forma base, perché è davvero brutto. No, no, è carino. È brutto. Parliamoci chiaro, guardalo. È davvero brutto. E invece guardate che figo, è voluto Golduck, bellissimo. Quanto di bellissimo. Potenza? Chi c'è? Drattini! Bello! Ta 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 ta. Vedi, ta, qui... ta 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 ta. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Siamo tornati al porto. Cercheremo di attivare 4 Pokéstop, ma penso ne faremo 3. Vediamo. Perché dovremmo stare esattamente lì. L'avevamo anche già fatto vedere, però avete presente quel tombino, dovremmo stare lì per prenderli. La scorsa volta tutti e 4. Non avevamo la videocamera, quindi questa volta siamo un po' più tranquilli. Allora, il primo Pokémon che è comparso lo vedo anche dal tuo, perché sto lasciando anche quelli per i nicchi, così almeno quando capita qualcosa di bello glielo catturo. Grazie, sei gentilissimo oggi, guarda che bel favore che mi fai. Allora, se io vado leggermente per strada, se muoio ricordami come un eroe. No, non ti ricorderò come un eroe. Vabbè, non farei cavolate. Vieni qua. Niente. Lascia stare. Oh mio Dio. Chi è? Oh mio Dio. Subito. Aspetta. Subito, perché sei di figo. Allora, Tentacool di sicuro. E poi Orsi. Vai, prenditelo subito. Iniziamo Galini. Alla grande. Quindi bello. Orsi, Tentacool è l'evoluzione di Sandshrew, ricordami? Sandslash. Bravissima, sì, che sì, brava sì. Che sei con grazie, noi. Grazie. Allora, adesso il problema è che devo tirare. Allora, facciamo così. Con pollici, ti posso dare una mano, tipo un cellulare tiro io, un cellulare tiri tu. E proviamo ad arrangiarci così, non fare il monello. Ma guarda, non hai Pokéball, come speri di catturare molta roba oggi? Prendendo i Pokéstop. Ascoltami. Sì, ascoltami. Preso. Ascoltami, non da criticare il mio account. Ok, comunque guardate che cosa bellissima, ragazzi. Contate che essendo vicino al porto ovviamente capiteranno soltanto Pokémon d'acqua o più di che lì. Altro Pokémon. Quindi d'acqua. Ci accumuliamo un sacco di roba. Dovrebbero capitare tipo 45 Pokémon in 30 minuti. E sarà una figata pazzesca. No, non ce la faccio. Poliwag e Magikarp. Poliwag lo adoro sempre. Non mi interessa se lo abbiamo già, lo adoro sempre. Ma poi guarda che comunque la terza evoluzione costa 100 caramelle, quindi va fatta. Esatto, cioè, quindi non è per niente male. Da 10, poi così facilissimo da prendere. Perfetto. Così almeno non ci fa sprecare niente. E anche per Magikarp. Dai, siamo messi malissimo con le caramelle Magikarp, ma continuando a trovarne. Lo diciamo ogni volta che siamo messi male. Ma ogni volta che lo trovi sei più vicino ad essere messo meno male. È quello che volevo dirti esattamente che io. Quindi va benissimo. Poliwag 24 di 100. E adesso vediamo con Magikarpino. Quanto è potente? 94. Ah, vabbè, dai. E poi è sempre giallo, cioè, ma perché? Hanno avuto perché? I colori li hanno fatti pensando che fosse un arcobaleno, secondo me. Quindi hanno messo un po' quello, cioè, che gli piaceva. Ok, che è bella l'evoluzione, però Magikarp non deve essere difficile da prendere, capito? Lo so, insomma. Guarda, è già scappato due volte dalla Pokéball. Io la Mega Ball per lei non la userò mai, no. A meno che non sia 250 di potenza, che almeno è utile. Bellissimo, l'evolvere, io userò sempre solo Pokéball. Mamma salve, mia. Ciao. Aiuto. Allora, di questi so che tu vuoi tantissimo Poliwag, quindi. Sì, perché non ce l'ho, quindi almeno lui, dai, almeno lui cerca di prendere. 302 è capitato più forte a te che a me. Ma wow. E qui c'è troppo vento, paura che si sentirà male tutto. Eh sì, oggi. Ragazzi, purtroppo Cagliari è una città col vento, no, e d'inverno Cagliari peggiora. È una città solo col vento, d'inverno, d'estate, cioè non smette mai il vento. È uscito. Allora. Vai. Oggi mi devono far arrabbiare, vero? Che c'è? Lui! Ma no, ma tu non capisci quanto è importante questa volta. Perché? Questa Perché volta dovrebbero essere le ultime caramelle per poterlo evolvere. Bello, sì. Bello questo. Sì. Usiamo un Ultra Ball perché non voglio che scappi in nessun modo, quindi spero che rimanga dentro. Cerco di prenderlo anche a te perché okay, so che ti piace un sacco come Pokémon. Lo so. 190. Vabbè, nel possibile, dai. Allora. Grazie a te. Sta già attaccando. Dai. L'ho beccato per una volta. Speriamo di farcela. Allora, adesso un altro Magikarp. Li stiamo iniziando ad accumulare in modo un po' più serio. Preso subito, miracolo. Dopo che mi sono lamentata 2 ore, almeno mi danno qualcosa subito. Ok, esatto, perfetto, carinissima. Il Magikarp, dai, cercherò di prendertelo. Vediamo se non la lascialo stare, dai. Non... Alla fine è difficile giocare con due, quindi pazienza. Lo so, però mi sono allenata a lungo con i miei pollicioni. Per riuscire a giocare adesso, guarda, ti mettiamo 5 cellulari qua, riesci a fare tutto. Oh, mi piace! Multitasking! La nuova sfida! Ti faccio dare gli account dei consolini e farmi anche loro. Dicevo che abbiamo già preso un Poliwag, un Psyduck, un Tentacool
eppure un orsi. Quindi stiamo andando benissimo, anche perché anche orsi ci stiamo avvicinando alle 50 caramelle. Quindi nuova evoluzione per il Pokédex. Psyduck dovremmo esserci. Adesso controllo pure per Psyduck, che sono curiosissimo. Vediamo un pochettino, 48 di 50. Vedi, quindi avevi ragione. Trasferendo il Psyduck che abbiamo ancora, che non abbiamo trasferito, possiamo che già non ci evolverlo. Insomma, sì. Fantastico. Sì, comunque, sì. Poi venendo, abbiamo trovato anche questo Drowsy da 582. Lo scorso episodio abbiamo detto che non lo troviamo mai. Ragazzi, abbiamo... no. Da quel giorno è iniziato ad apparire nelle vicinanze di casa nostra. E in qualsiasi posto in cui siamo, lo troviamo. Cioè, è incredibile. Avevamo appena detto che non si trova mai, adesso si trova sempre. Già, ha preso troppo in parola. Sì, ci ha preso. Si è un po' offeso, sai com'è, ha deciso di apparire sempre. E poi mentre invece siamo usciti di casa abbiamo trovato Pinsir, quindi proprio oggi è una bella giornatina. Giornata trovando... frizzantina, sì. Frizzantina. Cosa c'è? Tentacool. Finalmente troviamo un po' di Squirtle, che mica male. No, allora ogni volta prendere. Che festeggi poi scappa. E allora sto zitta, muta. Io per sicurezza gli do una caramella e uso un Ultra Ball, perché tanto ne abbiamo altre 60, quindi sinceramente... se la può anche meritare, perché Blastoise è una di quelle cose che voglio assolutamente in questo gioco, quindi ce la devo fare. Nel mentre cerco di prenderlo anche a te. Sì, preso. Andata? Sì. Perfetto. Tre nuove caramelle e siamo a 17 di 25, quindi War Turtle si sta finalmente avvicinando. Purtroppo, ragazzi, non abbiamo trovato una zona dove si trova davvero tantissimo Squirtle, esatto. Quindi sta andando un po' a rilento rispetto a Charmander, che sta andando decisamente meglio. Chi c'è? Drattini! Bello! Ta. Si sta ballando in mezzo. Allora, se non vuoi farci mandare via, smettila, ok? Ti dicevo, okay. La cosa bella è che in questa zona almeno siamo sicuri che si trova sempre, perché l'avevamo già trovato. È vero. E riattivando i Pokéstop lo stiamo trovando nuovamente, quindi è una cosa buonissima. Dai, buonissima, preso. Ed è anche forte, 460. Wow, e contando bello. Che abbiamo preso qua la scorsa volta e al Poetto l'ultima volta, siamo a 14 di 25. Ci stiamo avvicinando all'evoluzione. E poi di nuovo un Poliwag, perché a noi piacciono tantissimo. Quindi ci prendiamo anche quello. Cosa sinceramente può rimanere anche lì, però. Growlithe, ragazzi, ve lo diciamo. Abbiamo lo spawn in casa, lo troviamo sempre, quindi è per questo che lo lasciamo perdere, perché basta, non ne possiamo più. Esatto. Non ne possiamo più, allora, ne abbiamo Poliwag tantissimi. Uso. No. Vedi? Hai visto dove l'ho tirata? Come faccio? Non lo so, io mo sto pochissimo. Concentrati qua tu. Allora. Non perdere questa drattina. Concentrati insieme, trasmettiamoci la concentrazione. Vai, che ce la fai. Ok. L'ho preso, rimane, mentre rimane. Stava schivando. Poliwag preso. Le mie mosse. È uscito. Cioè, vabbè, no, mi odiate. Io non so perché da te escono di più. Perché mi odia la Niantic, sì. Cioè, dici? Ne sono quasi sicura che sia così. E beh, cosa gli hai fatto? Non lo so, me lo chiedo anch'io ogni giorno, capito? Secondo me gli hai parlato troppe volte male. Esatto, sì. Hanno ascoltato i video e hanno detto no, non le facciamo più trovare nulla, proprio con questa voce. Ah, proprio la con strega? Questa. Sì. Ho capito. Parlano così loro. Preso. Non lo sai, ma parlano con sì, questa voce. Sempre? Mm-mm. È molto fastidioso. Allora, fammi smettere. Basta, ok? Perché siamo? Siamo in mezzo alla strada, ricordiamoci. Ma questa è la cosa più bella? Uh-huh. È che siamo a metà dei Pokéstop attivi. Quindi, con tutta la roba che abbiamo già trovato, possiamo ancora trovare qualcosa di fighissimo. È bellissimo, andiamo a festeggiare in mezzo alla strada. Vai da sola. Corri e io ti seguo. Ok. No, non ne voglio, grazie. Fammi vedere chi altro c'è. Tu lasciamo quel Growlithe là. Stiamo aspettando. Vi voglio far vedere una cosa che la scorsa volta mi sono dimenticato. Ti devo dire di una cosa vedere. Molto importante. Sì. Mi dà fastidio il vento. Ok, anche a me, moltissimo. Ok, cosa dovevi far vedere? Molto. Che abbiamo fatto 30 km perché siamo a 29.8 con Pikachu. Cioè, ok. Quindi fra un po'. Quanto abbiamo fatto? Tantissimo. Fra un po' sai cosa arriva. Sei maratonetta. Vero? Sì. Siamo sì. Fenomenali. Quindi tra un po' evoluzione di Pikachu, lo so. Perché non ti stavo ignorando, lo so benissimo. 29 km, 29 caramelle, quindi ne avevamo già un pochettino. Alle 50 ormai siamo quasi arrivati e sarà fantastico. Oh mio Dio. Bello. No, tu non sai quanto è bello. Perché? Perché oggi lo possiamo evolvere. Oggi siamo vicini, stiamo trovando tutti i Pokémon per le evoluzioni che ci mancavano. Beh, una figata, perché comunque abbiamo catturato un sacco di roba in tutto questo periodo. Certo. E finalmente stiamo sfruttando. Tirala mano, tu, sì, perché mano. È lontano, allora. Non ci riesco col pollice, vai. Attenzione, perfetto. sì. Allora. Sì. Dai che rimane. Non ci credo. Vulpix, no, non è rimasto, non scappare, vai di nuovo. Attenzione. Vai, spero ce la puoi di fare. Farcela. Sto per usare che un Ultra Ball. È stranissimo usare lo schermo così. Sto per usare un Ultra Ball. Dai. 2, 3, ok. Sì, andata, perfetto. Allora, fammi vedere quante caramelle abbiamo.
Vediamo. Vedi, 44 di 50. Vicinissimi. Forse ce ne manca giusto un altro, guarda i Poliwag. No, è pieno. Dai che arriviamo a 100. Che carini. Andiamo a 100. Allora, mentre io catturo questo, tu prova a tirare Vulpix. Ci stiamo incrociando le traiettorie. Oggi stiamo facendo un bel lavoro di squadra, proprio... Pokémon incrociati, no, sai perché lo sto facendo? Sì? Non solo per cosa mia personale, ma perché i consolini un sacco di volte hanno chiesto di voler vedere il mio account, ma io purtroppo non farmo mai quando andiamo in giro per i Pokémon, quindi è quindi abbastanza diventare scatto. Un po' più figa. Esatto, voglio diventare con un account fortissimo pure io, capito, per vantarmi okay, e okay. Tutte queste cose. E continuano a scappare soltanto a te i Pokémon. Infatti penso che ci rinuncerò, guarda, che ti devo dire, no. Sto anche finendo le Pokéball. Ma poverina. Indovinate un po' i nuovi drattini. Oggi il terzo? Dei drattini, sì. Io sono felicissimo. Che bello. 460. Allora. Bello, sì, sì, sì. Oh sì. Mio Dio, non so chi è l'ultimo. Chi è? Non te lo dico. No, lo voglio vedere, fammelo vedere, no, da qualche parte. No, dai, 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 no, fammelo vedere. Non te lo posso dire, ma perché ti piace no? Tantissimo. Ma mi piacciono tutti, tantissimi. Lo so. Difficile scegliere. Come nulla si di può? Troppo raro, ma di carinissimo. All'indice di carinezza a 10. Carinezza. Più. Sì, 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 sì. È una nuova abilità. Okay. Esatto, okay. 17 di 25, ci stiamo avvicinando sempre di più. Ormai per drattini manca poco. Guarda. È bellino. Mi piace troppo. Ma io non mi ricordo, ma c'è troppo. L'evoluzione di lui? Sì, sì, sì. C'è? Sì, sì. Penso di sì, penso aspetta, di sì. Aspetta, ma tu lui non ce l'hai? Esatto, non ce l'ho. Allora cerco di prendertelo, dai. Almeno lui, dai, sì. Giusto per non riavere sempre gli stessi. Vabbè, certo, ma te è capitato certo. Da 430. Ma cioè, me lo fanno apposta. Me lo per fanno farti apposta. Scappare, per farti sì, scappare. Per farti scappare, sì, esatto. C'è l'evoluzione e costa 50, quindi almeno è anche utile trovarlo. Buona ma penso che l'abbiamo anche trovata l'evoluzione, non credi? No. Secondo me ce l'hai. No, e chi è? Guarda, secondo me ce l'hai. E chi dovrebbe essere? Non lo so, ma sono quasi sicura di avertelo catturato. Non mi fare quelle facce, controlla. Va bene. Guarda, ha preso da te. Bello. Non so bello, com'è rimasto sì, al primo sì, tentativo. Sì, lo vedi? No, è quello lì l'evoluzione, non l'hai mai presa. No, tu l'hai presa. A me non l'hai mai presa. No. Sì no. Che l'ho presa. No, assolutamente controlla. No. Controlla. Sono finiti purtroppo, niente ultimi tre Pokémon, peccato. Comunque peccato, sì. Dai, io direi che è andata abbastanza bene. Allora, abbiamo preso un po' di Goldin, un bel po' di Psyduck, un bel po' di Magikarp, tantissimi Poliwag, proprio tanti tanti sì, tanti, sì, è vero, è vero. Tre Dratini che è buonissimo, un Seal, due Orsi e poi un Vulpix che era importantissimo e qualche cosettina così. Sì, direi che non è andata male. Voglio fare un finale con botto. Allora, volevo dire, non abbiamo sì. Trovato niente di eclatante, ma almeno abbiamo trovato tanti Pokémon che ci servono per le prossime evoluzioni. E se facessimo noi qualcosa di eclatante? Tipo? Evolvere Psyduck. Così. Sì. Vai. Vado. Non mi interessa, il più forte è quello, ovviamente. Esatto, dovremmo farlo anche valutare, ma sinceramente non mi interessa. Boom, andiamo. Dai, evoluzione finale col botto, perfetto. Guarda che è bellissimo lui, lo so, eh. È bellissimo. Non solo allora, è uno nuovo del Pokédex, ma è bellissimo. È bruttissimo come forma base perché è davvero brutto. No, è carino. È brutto. Parliamoci chiaro, è davvero brutto. E invece guardate che figo, è evoluto Golduck, bellissimo. Quanto di potenza? 1003. Addirittura, la sì. Spari così grossa, sì, attraversiamo. E di questa zona ci manca soltanto Venonat, 1270. Ci sei andato vicino, non male, bello forte. Sì che è bello forte, quindi con il Pokédex a questo punto siamo a 104.
Non male, non male, anche perché abbiamo già accumulato un altro po' di roba davvero interessante, quindi a breve potremo fare altre evoluzioni bellissime. Esatto. E direi di fermarci così per questo episodio. Nel prossimo credo che torneremo al Poetto per cercare, magari vediamo di fare un episodio un po' più lungo, tipo che noi rimaniamo lì un'ora e mezza a camminare e cerchiamo qualche nuovo Pokémon rarissimo. Esatto, esatto. Perché il nuovo obiettivo ovviamente è arrivare a 110 nel Pokédex e poi io voglio il primo starter alla terza evoluzione, lo dico. Assolutamente sì. Comunque ci fermiamo così, ragazzi. Ciao ciao. Ciao.